Radio Radicale, siamo con Simone Baldelli di Forza Italia il giorno dopo il voto sulla riduzione del numero dei parlamentari. Lei ha fatto un intervento molto bello ieri in aula. Volevo sapere adesso che cosa succederà e che cosa faranno le forze parlamentari. Qualcuno che ha votato sì, come per esempio ha fatto Giachetti di Italia Viva, ha detto che raccoglierà le firme e firmerà per il referendum confermativo. Allora, cosa vuol dire? Beh, intanto che il voto di ieri è stato un voto quasi di eutanasia del Parlamento. Io ho sempre avversato questo provvedimento che considero sbagliato nel merito, sbagliato e pericoloso nel merito e nel metodo. Io lo considero scriteriato perché una riforma solo del taglio del numero di parlamentari è una riforma che non ha nessun criterio, non c'è il criterio nella cifra che si taglia, non c'è un criterio nella funzionalità del Parlamento perché non è che diventa più funzionale, per cui è sbagliata nel merito. E poi oggi, dal giorno dopo, tutti danno addosso a tutta la classe politica che ha votato questa riforma dicendo siete degli idioti perché avete votato una cosa che non ha nessun senso ma che conferma che siete inutili. Allora, come dire, l'autolesionismo e i meccanismi autoliquidatori purtroppo sono fenomeni che nella storia accadono. Io nell'intervento ho sfidato la maggioranza che ha fatto di questo taglio dei parlamentari il primo punto su cui ha costruito l'alleanza di governo, a essere la maggioranza stessa a promuovere con la raccolta delle firme dei propri parlamentari il referendum confermativo di questa riforma. E quindi credo che questo sia il dovere della maggioranza. Mi auguro che comunque si trovi il modo per dare agli elettori l'ultima parola su questa riforma e che su questa riforma, al netto delle posizioni di ciascun partito, coerenti con la propria storia, con la propria posizione, ci siano anche degli esponenti politici che, con un senso, come dire, secondo la propria coscienza, interpretino anche, la posizione personale, come per esempio io ho fatto in aula nel corso di tutto questo provvedimento, e che quindi ci sia un dibattito costruttivo, vero, non soltanto elettorale. Questo sarà uno spot che noi ci vedremo pranzo e cena in tutti i TG da parte dei 5 Stelle per mesi e mi auguro che questa spocchia, questa arroganza, questa strafottenza, questa faciloneria e questo insulto sistematico al dibattito istituzionale con cui il Movimento 5 Stelle venderà questo risultato come il fatto che loro sono i migliori e tutti gli altri sono, come dire, ladri, corrotti, sistema, attaccati alle poltrone, eccetera, porti a una nausea tale degli elettori italiani che qualcuno cominci a pensare che forse questa cosa è sbagliata e dannosa. Lei teme che possa essere fatta una legge elettorale, anche se poi in realtà non c'è nulla di chiaro su quello che verrà fatto da adesso in poi, che preveda un patto anti qualcuno, come per esempio il patto anti Renzi di cui si parla tra Di Maio e Zingaretti, che possa anche colpire le forze politiche intermedie, come per esempio Forza Italia, che ha una percentuale di voti intorno all'8% secondo i sondaggi. Intanto la riduzione del numero di parlamentari comporta come conseguenza implicita un aumento della soglia di accesso anche per i partiti piccoli e quindi una riduzione della democrazia, della rappresentanza, paradossalmente in un momento in cui la vogliono ampliare la base elettorale, cioè dando il voto ai diciottenni anche per il Senato, ai sedicenni addirittura parlano, mentre aumentano i cittadini che avrebbero il diritto al voto, vogliono ridurre quelli che possono candidarsi ed essere eletti e questo già è storto. Ma in più, poi io da questa maggioranza mi aspetto di tutto, non mi aspetto soltanto tasse per i cittadini, mi aspetto anche leggi elettorali ad personam o contra personam, perché, come dire, da questa maggioranza, avendo fatto l'accordo di governo, mettendo al primo punto la riduzione del numero dei parlamentari, figuriamoci se non hanno in mente di fare una legge elettorale per garantire i loro interessi. Però attenzione, c'è la legge del contrappasso, nella politica spesso accade. Chi fa una cosa pensando di costruirsi, di cucirsi un abito su misura, come accade spesso per la legge elettorale o per le riforme costituzionali, finisce spesso per cucire un abito su misura per il proprio avversario. E quindi se faranno questa cosa saranno puniti non da noi, ma dagli elettori e dalla storia. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Simone Baldelli di Forza Italia.